Stavolta la soddisfazione è piena, bisogna dirlo. Vincere 2-0 a Piacenza è un'impresa soprattutto se si viene da altre tre partite con grandi squadre della categoria. L'Arezzo ha vinto e convinto, è stata capace di soffrire nei momenti in cui c'era da farlo, ma anche capace di proporre e di essere cinica quando c'era bisogno di esserlo. Forse questa vittoria è figlia, oltre che delle giocate dei singoli e di una organizzazione di gioco che ormai conosciamo bene, è figlia molto anche della condizione atletica di questa squadra, che dimostra quasi sempre di essere al top, di essere migliori di quella dell'avversaria di turno. Anche in questo caso, il Piacenza, che nel primo tempo ha cercato diciamo, di sfruttare la propria forza d'urto in attacco e non ci è riuscito perché l'Arezzo si è opposto bene. Il Piacenza, dicevo, negli ultimi 20 minuti di partita, è calato abbastanza nettamente. Forse anche l'ultima mezz'ora, proprio dal punto di vista fisico, mentre l'Arezzo non ha ceduto di un millimetro e quando ha avuto la possibilità ha colpito in una maniera direi addirittura sorprendente, visti i precedenti, perché fino a qualche settimana fa si diceva che gli Amaranto avevano difficoltà ad andare in gol. Beh, possiamo dire ufficialmente che non è più così, dal momento che nelle ultime tre partite la squadra ha fatto 6 gol distribuendoli equamente 2 più 2 più 2. È veramente una gran soddisfazione quella di aver raggiunto la testa della classifica insieme alla Carrarese e soprattutto quella di aver espugnato Piacenza. Certo, qualcuno dice che potrebbe essere una svolta per il campionato dell'Arezzo, ma il campionato dell'Arezzo al momento e fino ad oggi è andato benissimo, non ha bisogno di nessuna svolta. L'Arezzo deve solo continuare con questo piglio, con questa organizzazione di gioco, con questa condizione atletica e ne vedremo delle belle. Intanto vediamoci qualche spezzone del post partita di Piacenza-Arezzo. Si vedono il presidente La Cava, un collega di Piacenza, insomma, godetevela un po'. C'è poi anche il padre di Marco Sala, uno dei due goleador di giornata. Grande partita quella di Marco Sala, e poi c'è lo stesso Marco Sala. Vediamo. Allora, Giorgio, appena fischiata la fine, stavolta l'Arezzo non ha beccato. Stavolta non abbiamo beccato all'ultimo minuto, caro mio. Eh sì, amico mio. Eh? Grande prestazione. Davvero? Cinici, belli, Davvero? palle buttate alla fine, come si fa nel Davvero una bella calcio. partita. Bravo, sì, bella. Bella, giocata alla grande, proprio grande squadra, Con un secondo veramente. tempo che abbiamo quasi dominato. Io direi dominato, dai, dominato. Secondo Molto tempo bravi che tutti e grande soddisfazione, guarda, non ci riesco a finalmente parlare la tanto, dai. sorte è tornata dalla Dai, nostra, dai, dai. grazie Gianni. Ciao. Ciao, ciao. Siamo con il collega Farabelli di Piacenza e chiediamo a lui un commento a termine della partita. Lo vediamo piuttosto inquieto. È una partita che l'Arezzo ha meritato di vincere. Piacenza che si è tentato di attaccare tutta la partita, poi ha perso due palloni sanguinosi, l'Arezzo li ha sfottati, cioè, il Piacenza è riuscito a combinare ben poco in attacco. Capita. Capita appunto, sì, anche se ho sentito dei tifosi che dicevano: ah, regalo, non c'è. Però, come hai visto l'Arezzo, diciamo? L'Arezzo sì, l'ho visto abbastanza bene, perché bene in difesa, ha contenuto bene Sesto e gli altri attaccanti e poi ha saputo colpire nei momenti giusti. Ha fatto il primo gol molto bello, anche il secondo ha sfruttato l'occasione. Complimenti a loro. Grazie. Se vuoi.
Ed eccoci qui con il papà di Marco Sala, uno dei protagonisti di stasera, forse il protagonista principale insieme a Basit, direi, è colui che ha giocato una partita migliore. In più ci ha messo la ciliegina del gol, è il secondo, ci sta prendendo gusto. Sì, diciamo di sì, oggi è una bella giornata, una giornata felice per Marco, l'ho visto come tutta la squadra, l'ho visto concentrato e molto... molto sul pezzo, come si dice. Sono felice per lui, ma sono felice soprattutto per i tifosi dell'Arezzo e per la società che, nella quale si sta trovando veramente bene. Un bel gruppo, bisogna dire, anche ben organizzato. Come ha visto la partita, ecco, nel senso completo del termine? Forse un primo tempo dove ha prevalso leggermente Piacenza e un secondo tempo dove invece ha prevalso l'Arezzo. Certo, questo vuol dire che l'allenatore, il preparatore lavorano bene, stanno sicuramente curando i ragazzi perché arrivino in fondo alla partita preparati e senza problemi fisici. Grazie per la disponibilità e in bocca al lupo per lei e per Marco. A lei, grazie mille e saluti ai tifosi dell'Arezzo. Grazie. E dopo il padre, ecco il figlio, Marco Sala, autore di una gran bella partita e di un bel gol. No, sono contento, niente di più, nel senso che volevamo vincere, l'abbiamo fatto, ho anche segnato, quindi meglio di così non poteva andare. Avete fatto un gran bel secondo tempo, dopo un primo tempo che vi ha visto un po' in sofferenza, anche se tenendo bene la partita. Il secondo invece è stato un tempo in cui avete mostrato tutte le vostre capacità. Non è facile venire a Piacenza e vincere. No, le partite durano 90 minuti, quindi può anche essere un fatto di gestire le energie. Poi siamo arrivati alla fine che stavamo anche benissimo, a parte qualcuno che ha avuto problemi di crampi o di un po' di stanchezza. La squadra ha retto colpo su colpo a tutti i tentativi del Piacenza di riaprire la partita, quindi penso che sia stata una partita interpretata bene dal primo all'ultimo minuto. Grazie per la disponibilità.